Non avrei mai immaginato tanto. E invece è successo. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Strustrice e bentornati su Counter-Strike Global Offensive. Oggi porto un video imprevisto, ma che merita attenzione. Infatti poche ore fa ho ricevuto il mio primo coltello di Counter-Strike Global Offensive. Questo dono, che ha un valore esorbitante, mi è stato regalato da Steve, questo ragazzo che mi supporta sempre nella serie di Counter-Strike, e sapendo che non ho mai avuto un knife, ha pensato di farmi questa sorpresa assurda. Vi porto questo video sia per esprimere la mia gratitudine nei suoi confronti, gratitudine che esprimo sempre anche verso tutti coloro che mi hanno donato cose il cui valore è certamente minore, ma la prima cosa che apprezzo sempre è il gesto. Infatti, senza tanti giri di parole, sapete bene che questi oggetti hanno un valore anche economico, ed è chiaro che per noi youtuber del mio calibro questo diventa un supporto attivo che mi permette poi di proseguire nel migliore dei modi le avventure che portiamo avanti. Forse molti di voi non sapranno che c'è una vera e propria storia dietro i coltelli di Counter-Strike, e c'è quasi una corrente filosofica dietro ogni coltello, e questa credo sia una cosa affascinante di questo game. Infatti ogni carattere, quindi ogni gusto, tende poi a identificarsi in quella che è la sua lama preferita. Devo dire che questo coltello da sventramento autotronico è fantastico, e come prima arma bianca non potevo desiderare di meglio, in quanto questa è una skin molto tecnica di questo game e i colori brillanti spiccano su ogni altra cosa. Appena ho effettuato lo scambio, dopo aver urlato, sono andato a provare assieme a Steve e a un suo amico Ricca Wanted, un piccolo youtuber, il coltello in una mappa 2v2 e ci siamo divertiti assieme. E nonostante io l'abbia ringraziato continuamente, lui mi ha risposto: grazie a te Strenus per i contenuti che porti e per la compagnia che ci fai. E questo credo che per noi youtuber di qualsiasi calibro sia il riconoscimento più grande e più bello che si possa ricevere. Ne approfitto anche per dirvi che in questo momento ci mancano due elementi del team Audere Semper e stiamo cercando persone che abbiano voglia di divertirsi su questo bel titolo assieme a noi. Abbiamo stilato dei piccoli requisiti per evitare discrepanze troppo grosse e per garantire così il divertimento di tutti noi. Il primo requisito è avere un rank che vada da Gold Nova Master a DMG. Il secondo requisito è di avere un PC che permetta di giocare in modo fluido, avere dunque una connessione buona, per quanto in Italia questa non sia cosa facile, esserci prevalentemente di pomeriggio dalle 2:30 circa alle 18, logicamente non in modo continuativo, avere cuffie e microfono e soprattutto non avere un VAC ban sull'account. Io ragazzi vi saluto e vi rinnovo ancora la mia gratitudine, e soprattutto la rinnovo nei confronti di Steve, che mi ha fatto un regalo spiazzante e graditissimo, in quanto fino ad ora non avevo mai avuto un coltello, ed è chiaro che ottenerne uno così bello in regalo è qualcosa di indescrivibile. Scusate i salti, ma lo sapete che lo Strenus avanza sempre in presa diretta e soprattutto confusionaria. Se rispettate i requisiti per entrare negli Audere Semper, vi lascerò in descrizione il link di Discord in cui ci possiamo trovare e in cui comincerò a selezionare i possibili candidati per entrare nelle file spartane degli Audere. Il prossimo video che uscirà sul canale sarà Rome 2 Total War. In questa settimana ragazzi ho avuto veramente pochissimo tempo per girarlo e dunque sono rimasto indietro, ma state tranquilli perché la nostra avanzata sarà furente quanto certa. Un saluto ancora e grazie. Ciao, in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!